Io, Nunzia, regina degli Andali e dei primi TV series Addicted, ci vogliamo tutti quelli con noi. Non facciano gli attori sta roba in gola. Benvenuti nell'angolo di Nunzia. Ovviamente il mio angolo. Ovviamente non potevo cominciare questo format non parlando del trono di spalle. All'inizio anche mi piaceva. Poi dopo ho cominciato a vederla. Mi piaceva molto lei, Daenerys, la signora dei draghi, la non bruciata. Adesso non dico tutti i nomi di Aveva, altrimenti facciamo notte. Mi sono appassionata a tutti questi giochi di potere, questi intrighi, fino ad arrivare alla battaglia finale contro il Signore della Notte. E mi sono superata anche io. Comincio questa battaglia finale dove sinceramente non saprei venuto quasi. Quindi tu la immagini. Ok, questi la perdono perché non puoi combattere il Signore della Notte. Il Signore della Notte fa così e risolvono tutti morti. Questo va da Bran, che lo vuole ammazzare, arriva Arya alle spalle, afferra per la gola, gli cade sto pugnale, lei lo prende con l'altra mano e lo ammazza. E così cadono tutti. Ok, finito, hanno distrutto, hanno ammazzato il Signore della Notte, non ci sono più guerre, invece Daenerys, questa dalle mestruazioni, vuole combattere ancora. Poi è anche arrabbiata perché il suo scubacchio a Jon poi è costretto a dirle a Sansa e Arya. E sta prenzi di Sansa, che fa? Ci ho fatto un'altra, un anno ci ho fatto una chiesa di capire. Io ho parlato di 18 anni, che poi a nessuno importa un cazzo che questo è un Targaryen. Ne ho più tutto sul bordello. Cominciano questa battaglia contro Cersei, che se è una calzina esagerata, un famoso Andrico. Ma avete visto come è finito? Daenerys incazzata nera come non mai. Chi ne calzina fino a qua? Decide di fare sta grigliata di tutte le persone che ci sono all'approdo del re. Dopo aver fatto una brace, fa vedere che lei si avvicina, tocca al suo trono, ma non si siede. Cioè lei non si assette col trono. E arriva Jon lo gnocco, fa un buono, fa un sottomesso. Niente, si baciano e Jon lo fa? Infissano coltello a canna, spadano coltello qua dritto nel petto. Poi c'è sta scena del drago. Apre la bocca, si gira verso il trono e lo scioglie. Ma tutti d'accordo, fanno re. Sto povero Maron, che non si può manco muovere, trova una sedia a rotelle che perché per loro prevede il futuro. Quindi potrebbe anche essere, anzi meglio, un futuro re appunto dei sei regni. Sei, perché Sansa, che è il vocalista, vuole il suo regno indipendente. Ah, poiché Jon è segnato a nord della barriera insieme con quelli lì, con i bamboni, e basta. Riesce così, praticamente, di merda. Punto.